Jep 2018, altro player che sul mercato si propone al pubblico delle gelaterie, delle pasticcerie, dei panificatori e del caffè. Siamo allo stand della Intesa Caffè SRL, proprietaria del marchio Lee Coffee, e ci troviamo in compagnia di Antonello Lee, che è l'amministratore delegato. Buongiorno Antonello. Buongiorno. Noi, ecco, ti interrompo perché ti presento in qualità sì di amministratore delegato dell'azienda che detiene il marchio Lee Coffee, ma che ha una storia di quasi 130 anni nel segmento caffè. Qual è la storia intanto della Lee Coffee? Allora, Lee Coffee nelle varie forme inizia sostanzialmente nel novembre del 1890 con il mio bisnonno Samuel, piccolo artigiano, piccole cose, e quindi gradualmente c'è stata questa presenza costante, ma in una formula artigianale, con una graduale crescita iniziata più o meno nell'ultimo trentennio, prima come materie prime tenendo in sordina la linea del torrefatto, e negli ultimi anni dando un input forte alla linea del torrefatto per il nostro mercato dell'Horeca professionale, quindi il mondo del bar, il mondo della ristorazione, il mondo dell'albergatore. Negli ultimi anni abbiamo incentivato fortemente la nostra presenza nel segmento del serving del monoporzionato. Stiamo iniziando a coltivare sempre negli ultimi anni una serie di interessanti rapporti esteri. Siamo presenti in Gran Bretagna, siamo presenti in Portogallo, siamo presenti fortemente in Polonia, siamo presenti in Irlanda. Beh, direi che il bisnonno Samuel sarebbe molto orgoglioso di questa quarta generazione. Sì, io presumo proprio di sì. Ah, dimenticavo, abbiamo anche un partnership importante in Grecia, dove stiamo avendo dei notevoli riscontri in funzione della bontà qualitativa del prodotto, dove noi ci teniamo a puntualizzare: non vendiamo caffè, ma vendiamo l'espresso napoletano, quello famoso nel mondo. Diciamo dunque che attraverso il marchio Lee Coffee vi rivolgete al pubblico dell'Horeca e del micro-Horeca, appunto il segmento di cui parlavo poco fa, e con il marchio Intesa Caffè commercializzate il prodotto crudo per i torrefattori. Sì, in effetti il nostro primo know-how, noi vendiamo ancora caffè crudo. Poi abbiamo deciso di dare un input forte alla linea del torrefatto, perché noi, oltre al marchio Lee Coffee, siamo anche caffè Cito e caffè Brunido, quindi diciamo che la nostra offerta al consumatore si estende su 3 brand diversi, 14 miscele alternative con le varie varianti, rapporto qualità prezzo. Antonello, qual è l'offerta Horeca che presentate qui al SIGEP 2018? Sicuramente stiamo proponendo il nostro fiore all'occhiello, che è un prodotto Lee Coffee, si chiama 5 stelle, il classico espresso napoletano 100% arabica. E allora noi avremo modo di parlare ulteriormente di Lee Coffee e di Intesa Caffè attraverso i nostri strumenti horecanews.it e naturalmente la Horeca Newsletter, che settimanalmente viene spedita a 122.000 persone nel mondo, tutti addetti ai lavori del segmento Horeca, un segmento che è davvero molto ampio. Antonello, avremo modo di rivederci prossimamente e di parlare nuovamente di voi con degli approfondimenti. Oggi in 5, 6, 7 minuti abbiamo presentato l'azienda e quella che è l'offerta qui al SIGEP 2018. Saluta gli amici di Horeca TV che hanno avuto la pazienza di seguirci. Cordialmente gli amici di Horeca TV, se hanno necessità ci trovano su leecoffee.it, intesa.it,
trovano tutti i nostri riferimenti, ma sicuramente avremo modo di gradevolmente approfondire le nostre conversazioni. E chi invece desidera scrivervi, avere un contatto senza alcun impegno per chiedervi maggiori informazioni su un contatto commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere? Possono scrivere su info@intesacaffè.it. Bene, memorizzate questo indirizzo e se volete, senza alcun impegno, potete scrivere e avere maggiori informazioni. Grazie Antonello. Grazie a voi, è stato un piacere, siamo qui a disposizione di tutti per interloquire, per sentirvi e siamo qua. E noi siamo qua al SIGEP 2018 per servire tutti voi e informarvi delle maggiori novità presentate in questo grandissimo per superficie e per nuovi prodotti, nuove attività di aziende al SIGEP 2018. Non andate via!